Io darei la parola al professor Luigi Iannini, presidente del Forum dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Grazie. Grazie al Chairman Massimo Costa, grazie a Emanuele Carocco, ancora di più direi un altro grazie a Emanuele per lo sforzo veramente gigantesco di costruire questo evento, sforzo organizzativo, insomma, da tutti i punti di vista. E voglio anche appunto poi ringraziare tutti i presenti e chi ha contribuito proprio anche effettivamente all'organizzazione di questa giornata, tra cui per il dottor Pierluigi Lanzotti, che ha contribuito anche alla, sta dando una mano nell'organizzazione e anche appunto certamente ha aiutato moltissimo anche nella costruzione degli aspetti proprio di contenuto di questa giornata. Dunque, io vi parlerò delle prospettive, delle attualità e delle prospettive della salute mentale dei migranti, appunto adesso appena partiranno le diapositive. Ah, c'è sempre il solito problema. Ecco che. Quindi, allora, la prima... partendo proprio da questo lavoro che è una review appunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2016, vedete che in qualche modo ci si occupa della prevalenza dei disturbi, dei limiti che ci sono nei vari interventi che si possono prevedere, delle differenze nelle popolazioni dei migranti. Lo scopo dello studio è quindi anche quello di andare a vedere, noi analizzeremo brevemente questi aspetti per l'appunto dello studio, a partire dai fattori di rischio, dalla prevalenza, dagli insediamenti a lungo termine e dai limiti delle strategie di prevenzione. Fattori di rischio, come vedete i fattori di rischio sono stati suddivisi, come del resto è consueto, in fattori di tipo rispetto al periodo migratorio, alla fase di migrazione, come vedete, e i fattori di pre-migrazione, fattori di pre-migrazione, quindi durante il tragitto migratorio, fattori invece correlati all'arrivo nel paese di destinazione. Tra i fattori di rischio di pre-migrazione troviamo le condizioni sociali e politiche del paese di origine, la violenza, la persecuzione, la detenzione, tutti fattori molto ben messi in evidenza nelle relazioni precedenti. E invece ancora questi sono stati messi per l'appunto in evidenza come fattori del tragitto migratorio, dagli fenomeni estorsivi al traffico di esseri umani, disturbi, malattie infettive e violenze sessuali, e i fattori poi post-migratori, tra cui le difficoltà, tra l'altro importantissime, su cui ritorneremo per la famosa questione del Trattato di Dublino, dell'applicazione del Trattato di Dublino, come difficoltà per chiedere l'asilo da parte dei migranti, e le differenze ovviamente di integrazione che sono di tipo culturale, di tipo linguistico, le condizioni sociali, le condizioni di genere. Ma in particolare, quando noi parliamo per l'appunto della crisi fondamentale tra i migranti, dobbiamo appunto chiederci, questo studio ci interessa particolarmente perché, come si può anche vedere, il problema dei rifugiati che arrivano in questo caso in Germania con grandi speranze di poter essere integrati, in realtà poi dopo vanno incontro a una pesante disillusione. Questo è uno dei fattori psicopatologici più importanti. Come vedete, quando loro domandano quali sono stati i fattori di stress più forti per loro, queste persone rispondono che tipicamente che non sono tanto le memorie dei fatti traumatici quanto invece le frustrazioni che si verificano nella loro vita corrente. Bene, la prevalenza grezza dei disturbi di salute mentale, soprattutto negli insediamenti di corto termine, che però sono praticamente, si riferiscono alle periodi più corti dei 5 anni, quindi i 5 anni sono un termine, cioè un orizzonte temporale abbastanza ampio, a dire la verità. Bene, questo ci dice che
che la prevalenza di disturbi mentali non è che siano in questo periodo, in questa fase, molto diversa da quel punto da quella che è la prevalenza delle popolazioni di, per esempio, dei paesi ospitanti. Ma quello che fa eccessivamente è il PTSD. Il PTSD di cui ci ha parlato appunto prima il dottor Mollica, il PTSD che nei rifugiati è più alto delle stime ovviamente della popolazione occidentale, ma se noi andiamo a vedere proprio in coloro che richiedono asilo, addirittura dal 9% dei rifugiati, questa percentuale si eleva al 17%. Ora, nei migranti invece irregolari, i cosiddetti migranti economici, queste stime sembrano essere più o meno molto vicine a quelle della popolazione ospitante. E quindi è molto importante anche l'aspetto della comorbilità tra depressione e disturbo post-traumatico da stress, per appunto ricordava prima Emanuele Carocco che noi avremo anche una giornata proprio sulla psicopatologia e il trattamento dei disturbi psichiatrici sui migranti il mercoledì prossimo, e si parlerà per l'appunto dei disturbi affettivi. E la cosa più interessante negli ultimi tempi è questa, che di fatto il 40%, cioè una sovrapposizione del 40% tra diagnosi di PTSD e diagnosi di depressione maggiore in questi soggetti. E vedremo che in effetti il PTSD è un terreno abbastanza comune, per cui si riferiscono al PTSD, si riportano nel PTSD, convergono nel PTSD delle memorie traumatiche molto antiche, che sono anche degli elementi di rischio per lo sviluppo in età successiva di depressione maggiore. Bene, negli insegnamenti appunto di lungo termine invece, che sono, abbiamo detto, più lunghi dei 5 anni, qui ritroviamo gli alti livelli invece di psicoticismo. Questo è anche un aspetto molto importante. Psicoticismo intesa come ideazione paranoide, ma vedete anche appunto rigidità del pensiero, impulsività, rabbia, ostilità e mancanza di riflessività. È anche interessante vedere come da paese a paese, qui si abbia fatto un confronto con la Germania, si è fatto un confronto da Bichot l'ha fatto con la Germania, tra Italia e Germania, per dire che in effetti noi abbiamo delle stime di disturbi da uso di sostanze e di stime da uso di alcol decisamente inferiori rispetto appunto a quello che si verifica tra i rifugiati in Germania. Però questo noi lo dobbiamo considerare soprattutto dal punto di vista culturale e soprattutto sociale, perché questi sono numeri che sono largamente influenzati per l'appunto dalle regole sociali e quindi anche dalla politica che viene svolta nei singoli paesi. Politiche di repressione, per esempio, politiche per l'appunto di regolarizzazione più o meno del consumo e dei consumi di sostanze. Bene, quindi prevenzione alla prevenzione. Di fatto i soggetti, quello che si è potuto vedere appunto da questo studio, è che i soggetti migranti hanno una bassa fiducia di base nei servizi e nelle autorità preposte ai servizi che organizzano questi servizi nei paesi ospitanti, una mancanza di conoscenza anche semplicemente dei loro diritti, dei diritti di base, e ovviamente una scarsa capacità di controllo sugli elementi culturali, soprattutto il linguaggio, la lingua, e delle aspettative invece culturali, cioè che provengono dalla loro cultura di origine e che riguardano sia il sistema di cura, sia riguarda proprio la salute mentale in generale. Bene, ecco, una cosa interessante dal punto di vista della psicopatologia, diciamo prima il problema della comorbilità tra depressione e PTSD, è che si è verificata anche, questo è un autore già citato ma anche in precedenza, si è verificata un'alta sovrapposizione anche tra sintomi e disturbi ossessivo-compulsivi e disturbi e sintomi che si riferiscono al PTSD. Ecco che in qualche modo questa sovrapposizione sostanziale fondamentalmente si riferisce a una base che dal punto di vista psicopatologico potrebbe essere identificata nell'ansia, cioè un'ansia soggiacente sia al PTSD sia al OCD, al disturbo ossessivo compulsivo, tenendo presente che tutti e due questi disturbi
tra l'altro precedentemente nel DSM-4 venivano considerati dei disturbi di tipo ansioso. E questo, questa particolarità, diciamo, ci deve anche far riflettere, tra l'altro, su quelli che sono i rischi per questi soggetti, diciamo prima soprattutto negli insediamenti a lungo termine, di sviluppare per l'appunto la schizofrenia e comunque altri tipi di psicosi di tipo non affettivo. Ecco che si può vedere che effettivamente la popolazione migrante è particolarmente a rischio di sviluppare delle forme schizofreniche o delle forme psicotiche, un po' perché abbiamo anche visto prima quanto l'ideazione di tipo psicotico e degli elementi di rischio di tipo psicotico insorgono facilmente nel lungo termine in queste popolazioni. In più, dei fattori culturali possono giocare, nel senso che possono essere trasferiti, e sappiamo anche quanto sono coinvolti i fattori per l'appunto religiosi, sociali che queste persone si portano dietro e che possono contribuire per l'appunto a formare, a dare origine a delle forme psicotiche che spesso noi vediamo anche con delle caratteristiche abbastanza peculiari, abbastanza singolari. Comunque vedete appunto che l'incidenza di questi disturbi psicotici è circa il 66% più alta tra i rifugiati rispetto ai migranti non rifugiati, quindi i migranti economici, e circa però 3 volte più grande quella della popolazione ospitante, del paese ospitante, che in questo caso è la Svezia. Bene, il problema dei rifugiati che vengono per l'appunto dai paesi sotto questi conflitti e a guerre, vedete che fondamentalmente è questo, è il consumo di farmaci appunto in questi soggetti. Vedete che questi soggetti, a differenza dei rifugiati e non rifugiati, è che di fatto i rifugiati tendono a consumare in misura significativa, almeno per quanto riguarda gli antidepressivi, più farmaci della popolazione dei non rifugiati. Ci sono poi anche altre caratteristiche interessanti che riguardano per l'appunto anche altri tipi di farmaci, ma quello che direi, andrei subito a sottolineare, è che quando noi andiamo a guardare soprattutto la sintomatologia, i disturbi che insorgono nei bambini e quindi i giovani, insomma, arrivano nei paesi di destinazione con i loro genitori, con le loro famiglie, noi troviamo due tipi di sintomi che sono i sintomi di tipo internalizzante, e qui soprattutto sono appunto depressione, ansia, i disturbi somatici, perché questi sono quelli che veramente interessano il problema mentale dei migranti, cioè la possibilità, la eventualità che ci siano delle somatizzazioni del disturbo mentale, e il disturbo post-traumatico da stress, comunque il disagio post-traumatico. Un altro tipo di eventualità è quella della esternalizzazione di sintomi esternalizzanti, che comprendono per l'appunto equivalenti al ADHD, cioè del disturbo del deficit dell'attenzione con l'iperattività, l'impulsività, le compulsioni e i problemi della condotta. Bene. Quando noi andiamo a vedere la possibile evoluzione, possiamo vedere che nei bambini che sono esposti appunto ai traumi, quando sono più grandi dei 12 anni, questo differisce molto rispetto al fatto di quando questi bambini sono esposti al trauma prima dei 12 anni, perché nel primo caso quando sono più grandi vanno incontro a un disturbo post-traumatico da stress e a problemi di compulsività, comportamenti compulsivi, quando sono invece più giovani dei 12 anni vanno incontro invece più frequentemente a una sindrome depressiva, che come abbiamo detto di fatto è un esito abbastanza frequente delle situazioni traumatiche precoci che quindi predispongono alla depressione maggiore. Paradosso dei migranti, molto semplicemente il paradosso dei migranti ci dice che l'esito dal punto di vista della salute mentale dei migranti della prima generazione sembra essere migliore, decisamente migliore, di quello della seconda generazione.
migrazione, cioè vale a dire che i migranti appena arrivati, questa è una delle possibili spiegazioni, si trovano impegnati in un fronte appunto di quasi di combattimento, che è quello, il fronte da cui loro fuggono, fuggono dalle torture, dalle violenze e dai problemi del loro paese d'origine, si trovano ingaggiati, impegnati in una lotta per la integrazione, quindi per evitare appunto l'esclusione dall'integrazione sociale, e questa lotta in realtà impegna molto queste persone, le impegna a tal punto che diventa un fattore protettivo, un fattore di resilienza rispetto invece a quello che succede nella seconda generazione. La seconda generazione è molto più esposta. Quindi ci sono varie ipotesi per quanto riguarda l'integrazione culturale, ma soprattutto quello che c'è da dire è che fondamentalmente le politiche nazionali fungono un po' come, potremmo dire, fattori darwiniani per certi versi, cioè quindi di filtro, di selezione, potremmo dire quasi naturale, delle persone che hanno più doti di resilienza rispetto ad altri. Questo è stato poi verificato successivamente per quanto riguarda il paradigma del suicidio con degli esiti abbastanza controversi. Ecco, questo è di fatto, sono i vari tipi di interventi. Questo è il lavoro, per l'appunto, anche questo credo precedentemente citato, che riguarda il rafforzamento delle cure di salute mentale dei rifugiati in Europa siriani. Ecco, vedete come gli interventi fondamentalmente sono di fatto di vario tipo, ma la cosa importante è, come al solito, la messa a fuoco della caratteristica culturale, cioè l'adattamento culturale. Cioè, questi interventi possono avere un esito positivo fondamentalmente se c'è anche uno sguardo alla cultura di origine e, per quanto riguarda, per l'appunto, la lingua e il contesto, ci possono trovare, per l'appunto, dei ponti, dei collegamenti tra quello che si sta facendo dal punto di vista dell'intervento e quello a cui una persona, dal punto di vista della sua cultura, è abituata dal paese d'origine. Bene, queste sono le varie tipi di terapie che si possono, appunto, non che si mettono usualmente in atto, in persone che sono anche quelle più efficaci, come si può vedere le MDR sicuramente, ma tutte queste terapie hanno senso soltanto se, per l'appunto, si tiene conto di quello che il DSM-5 sta molto sottolineando, cioè vale a dire adottare il punto di vista culturale. Bene, questa è l'azione, appunto, il Gap Action Program del 2008 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e come vedete l'obiettivo, appunto, di fornire dei trattamenti efficaci per la salute mentale passa attraverso un'organizzazione particolare di quelle che sono le cure primarie e le cure di comunità. Ora, tutto ciò passa attraverso anche poi un'operazione abbastanza interessante, ma soprattutto importante dal punto di vista economico e del risparmio delle risorse, che è il task shifting, cioè vale a dire che poter destinare agli interventi e al trattamento di queste persone anche del personale di minor livello rispetto a quello previsto dalla tipologia di attività. Questo significa, per esempio, non so, utilizzare dei counselor invece degli psicologi, tanto per fare un esempio. Questa è certamente una delle possibilità che viene presa in considerazione e che si sta rivelando preziosa da tanti punti di vista. Queste sono le strategie di quest'altro programma, per l'appunto, del Problem Management Plus, in cui, appunto, ci sono strategie che vengono seguite per la gestione dello stress, per il problem solving, per l'attivazione comportamentale e per le abilità per rafforzare il supporto sociale. Questo è uno studio di confronto tra due antidepressivi, uno studio farmacologico, ma fondamentalmente, al di là di quello che ci dimostra questo studio su due farmaci,
Il problema è che spesso questi farmaci danno dei risultati su questi soggetti che non sono quelli che ci possiamo aspettare nella popolazione generale, perché magari sono delle, diciamo, vengono colti alcuni vantaggi e non vengono invece colti altri vantaggi, magari come in questo caso accade, gli obiettivi primari dello studio non sono riconosciuti, non sono incontrati, mentre invece si gratificano, potremmo dire, degli obiettivi di tipo secondario. Mi avvio verso la conclusione. Ecco, questa è un'esperienza che è stata fatta con Emanuele Caroppo, e negli anni in cui è stato possibile fare, quindi dal 2011 al 2013, un assessment, una valutazione, potremmo dire un percorso nell'ambulatorio dei migranti, cioè dei rifugiati, al Policlinico Gemelli dell'Università Cattolica, e una serie di persone che appunto è stata trasferita nei centri di raccolta romani e del Lazio, sono stati valutati circa 200 persone insomma, in questo ambulatorio, sono state colte appunto alcuni aspetti psicopatologici importanti insieme per l'appunto con valutazioni di diverso tipo, quindi è stato un lavoro abbastanza ad ampio raggio di cui voglio soltanto farvi vedere qualcosa che ha a che fare con i problemi di salute mentale. Quindi in particolare vedete tutte queste sono le categorie che sono state incluse nello studio e soprattutto ovviamente stiamo parlando di rifugiati, persone che erano state soggette appunto a tortura, appunto a vari tipi di violenze sessuali, serie forme di violenza fisica, sessuale o psicologica. I risultati ci dicono che la prevalenza di questi disturbi mentali è circa del 20%, dei disturbi mentali riconoscibili e diagnosticabili secondo i criteri del manuale, come per esempio nel DSM, per esempio, e il 66% di questi soggetti, dicevamo circa 200 persone, hanno dovuto comunque sottoporsi a un trattamento psicofarmacologico. Vedete, questi sono i dati che riguardano anche l'ideazione suicidaria, perché il 60% circa di questo campione aveva un'ideazione suicidaria che però era precedente all'arrivo in Italia. Altro dato interessante e che ci avvicina molto di più a quei dati che sono stati fatti vedere prima, che riguardavano la Turchia piuttosto che la Svezia, i nostri percentuali di PTSD si sono rivelati circa il 50%, con un 20% di soggetti che avevano dei sintomi PTSD sotto soglia, che vuol dire fondamentalmente che di fatto siamo più vicini alla situazione turca che è stata fatta vedere in precedenza. La tipologia dei disturbi, come vedete, varia appunto dalla dipendenza dalla sostanza alla depressione maggiore, ma depressione maggiore e disturbi somatoformi, come del resto era ampiamente atteso, sono quei disturbi che hanno raggiunto la prevalenza maggiore. Un'ultima notazione che riguarda quella che è stata chiamata, Manuele ci tiene molto a questo aspetto, sulla cosa della sindrome di Berlino, cioè che alcuni di questi soggetti, quelli che sono in coppa di contro a un PTSD particolarmente severo e particolarmente importante nella fase acuta, quando prevalgono i sintomi dissociativi, questi soggetti sono stati visti in uno stato di particolare estrema dissociazione. Che tra l'altro appunto veniva a colorare, potremmo dire, in particolare proprio quelli che avevano un PTSD completo, vari disturbi dissociativi, quindi la depressione maggiore e i disturbi psicotici. Quindi fondamentalmente forse il 57% del campione aveva questa forma di sindrome della migrazione di Dublino, così chiamata, dove il problema ovviamente è quella della coscienza, della sintonizzazione sociale, dell'identità personale. Perché questo è importante sottolinearlo? Perché in effetti, voglio dire, qua parliamo di soggetti che sono particolarmente, diciamo, sono dei rifugiati in attesa di poter essere, di poter andare nei paesi loro prediligono, certi versi che hanno anche indicato nella loro domanda, ma cioè non è possibile però inviarli, e rimangono quindi in questa sorta di limbo, per quello che succedeva in quegli anni, un limbo di indeterminazione molto importante che aumentava notevolmente tutto quel carico che noi abbiamo visto prima e che riguardava i trattamenti pre-migratori, pre-migratori, e quindi si andava ulteriormente a pesare
su quello che è dell'identità post-migratoria. Quindi, in conclusione, io credo che questo aspetto dei disturbi mentali dei migranti, della salute mentale dei migranti sia molto e particolarmente importante, anche perché, questa è l'ultima notazione, quello che noi vediamo di particolare in queste persone ci mette anche a dura prova anche come psichiatri, perché si tratta di sintomi, di situazioni per noi anche relativamente nuove, nel senso che si tratta spesso di sindromi che sono a metà tra quelle che sono le sindromi culturali e quelle che sono invece le sindromi in cui noi siamo abituati a vedere nella psichiatria occidentale. Questo se da un punto di vista della medicina in generale, quindi dal punto di vista, non so, per esempio delle malattie infettive, voglio dire, sì, si tratta di problemi importanti, ma sono problemi che sono riconoscibili e sono sovrapponibili tra quello che è la cultura occidentale e la cultura invece non occidentale. Questo assolutamente non si può applicare invece ai problemi di salute mentale, dove stiamo assistendo veramente a un panorama di trasformazioni molto importanti sulle quali stiamo ancora riflettendo. Grazie. Per il professore. Posso chiedere al professore, scusi, le politiche nazionali, no? Lei ha parlato di politiche nazionali, accennato, in Italia a che punto siamo con queste politiche relative al sostegno, come dire, è sempre una domanda retorica, insomma, in questi giorni. Stamattina, grazie a Dio, siamo svegliati tutti un po' più felici, visto insomma, qualche segno che arriva dalla società civile in queste ultime 24 ore. Sicuramente. Beh, domanda retorica nel senso che in effetti è vero che non ci sono delle, cioè quello che noi abbiamo rilevato all'epoca di questo studio, di fatto, è valido ancora oggi. Cioè nel senso che non ci sono delle politiche, per esempio, di comunicazione e quindi anche di integrazione, di cure, soprattutto per quanto riguarda la salute mentale, io ovviamente di integrazione, di comunicazione tra i vari sistemi che forniscono queste cure. Parliamo di sistemi di cure primarie e sistemi di cure di comunità. Quindi fondamentalmente quello che noi facciamo e quello che noi mettiamo in atto in Italia, che tutto sommato è poco, però comunque non è condiviso dal punto di vista, ma non perché l'Italia, che l'Europa funziona in questo modo, non c'è sufficiente comunicazione tra i vari sistemi che forniscono cura. Quindi ci sono alcuni progetti europei, di finanziamento europeo, che sono attualmente proprio tesi a colmare questo gap. Sì, perché gli studi che voi avete presentato in queste ore vengono soprattutto dai paesi come la Svezia e la Germania, che tra l'altro hanno fatto una selezione rigidissima rispetto all'immigrazione, cioè hanno, si tratta di veramente di traumi da post-guerra, perché sono essenzialmente iracheni e siriani quelli che sono entrati in Germania. Sì, io credo che questo sia forse il primo studio italiano di rifugiati che sono in questa è in corso di pubblicazione, parzialmente questi risultati sono stati già pubblicati, comunque in effetti probabilmente è il primo. Sì, è molto importante quello che lei ha detto per quanto riguarda l'aspetto psicologico prima della migrazione. Ci sono studi su questo aspetto, oppure bisognerebbe cercare un pochino di capire meglio che cosa succede come rimbalzo di una patologia psichiatrica rispetto però alla partenza. Queste persone quando arrivano qui già hanno delle situazioni compromesse, quindi sarebbe molto importante e credo che sia un aspetto molto innovativo questo. Beh, assolutamente sì, perché in realtà noi quello che non sappiamo è come questi fattori interagiscono tra di loro. Quando noi vediamo delle persone in Italia, dei rifugiati, questi hanno già alle spalle una storia di magari anche di alcuni anni, di parecchi anni se consideriamo i traumi pre-migratori, per cui sono persone esposte, non so, a persecuzioni politiche, a violenze di ogni tipo, a tortura, a ostilità, stigma nel loro paese di origine. E quindi tutto questo ha un peso enorme e ha una rilevanza, cioè dire, e si pone in risonanza con quelli che sono gli ulteriori fattori.
fattori di rischio per la salute mentale. Però è molto, quando noi vediamo questi soggetti, quando noi parliamo di disturbo post-traumatico da stress diagnosticato in questi soggetti, in realtà ci stiamo riferendo a traumi pure antichi, perché sappiamo che il disturbo post-traumatico da stress può avere una durata di anni e anni, e anche una latenza di anni. Qui il problema è vedere anche se poi questi, che sono delle osservazioni che noi facciamo per esempio sui veterani delle guerre americane, che classicamente per PTSD sono stati, diciamo, gli oggetti privilegiati di studio, se questo è valido anche per esempio per i rifugiati e per i migranti, perché non è detto che questo sia, perché la tempistica può essere molto diversa. Questo è un aspetto molto importante che sì, voi avete rilevato, ma che in genere non viene molto approfondito. In genere si pensa che se una persona ha delle sindromi da stress è perché è venuto qui, non è stato accolto, ci sono state delle problematiche di questa natura, mentre invece la partenza è anche molto. Certo, c'è anche un questionario proprio specifico, su che ormai fu validato, proprio che suddivide i traumi in pre-migratori e si applica a tutte le situazioni di studio su popolazioni migranti. Quindi questo. Dovrebbe essere probatorio HCS, Host Country Syndrome. Host Country? Cioè il paese che... Sì. La sindrome, perché per esempio io penso adesso alla Germania, penso al problema dei turchi a Francoforte, no? C'è proprio una cultura che non c'è, cioè rimangono sempre fuori, continuano a rimanere, cioè non riescono a integrarsi perché non vengono accettati, non perché non vogliono forte. E questo diventa sempre anche un problema, però. Non è solo un problema personale, è il paese che mi ospita che dà questo problema. Ma questo certamente pone in un'altra situazione, nel senso che poi. Noi ci accusano di psichiatrizzare troppo, però in realtà ovviamente qui si dovrebbe anche ovviamente da psichiatrizzare per certi versi e comunque da considerare da un punto di vista della salute mentale anche questi problemi che ci sono delle persone che ospitano, cioè della popolazione ospitante, non c'è un dubbio, ci sono delle vestiti, delle ostilità, di odio. Bene, ringraziamo il professor Iannini per aver fatto il lancio.